Ebbene sì, anche in ambiente Linux è possibile utilizzare Emule e scaricare film, musica, videogiochi e tutto il resto esattamente, o quasi, come facciamo in ambiente Windows. Ciao, sono Zani di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo proprio come utilizzare Emule in ambiente Linux. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Emule chiaramente non ha bisogno di presentazioni, è il programma che consente di condividere file in modalità peer-to-peer conosciutissimo in ambiente Windows e che probabilmente ognuno di noi ha utilizzato almeno una volta in passato. Emule però è un programma strettamente per Windows, è quindi costituito da un file .exe, un eseguibile quindi Windows che non funziona in ambiente Linux, se non utilizzando degli emulatori come Wine ad esempio, che però vorremmo evitare. Cosa fare quindi? Beh, utilizzeremo un client alternativo ad Emule nativamente sviluppato e compilato per l'ambiente Linux. In particolare, in passato di questi client ce n'erano parecchi, ce n'era uno che si chiamava iMule, un altro che si chiamava XMule, ce n'erano una grandissima varietà. Oggi invece nel 2021 ne è rimasto sostanzialmente solo uno ancora sviluppato e che funziona veramente bene, che si chiama eMule, però questa volta scritto con la A iniziale, quindi aMule per dirlo all'italiana. In definitiva, quindi, questo aMule è sostanzialmente un client alternativo all'Emule per Windows compilato nativamente per Linux che espone ed offre tutte le stesse funzionalità. Si tratta quindi di un client compatibile al 100% con la rete Emule che ci permette di scaricare esattamente come faremo utilizzando il programma principale, Emule vero e proprio per Windows. Prima di entrare nel vivo e vedere dove cliccare, ragazzi, un doverosissimo disclaimer. Fate attenzione come al solito perché Emule per Windows e aMule per Linux sono programmi open source gratuiti e legali al 100%. Quello che però non è legale è scaricare e condividere materiale protetto dal diritto d'autore. Fate quindi la massima attenzione a scaricare solo opere che siano veramente distribuite con licenze permissive, che siano di pubblico dominio oppure i cui autori siano morti da almeno 70 anni e che quindi non siano più coperti da diritto di autore. Ok, ma abbiamo parlato abbastanza, entriamo nel vivo della trattazione e vediamo come installare aMule sul nostro PC Linux. In particolare io apro qui il mio browser, apro turbolab.it/3201 perché voglio scendere fino al paragrafo scaricare e installare aMule. Io in particolare sono in ambiente Ubuntu, quindi premo Ctrl+Alt+T sulla tastiera per avviare il mio terminale e dopodiché voglio copia incollare questo comando che troviamo qui per copiare, eccolo qua, e incollare di qua il mio comando. Quando mi viene richiesta digito la password del mio account e intanto che installa faccio un po' di doverosissime premesse. In particolare con il comando che abbiamo appena impartito stiamo installando aMule direttamente dal repository ufficiale di Canonical, quindi quello di Ubuntu. C'è da dire che aMule è disponibile un po' sui repository di tutte le principali distribuzioni, quindi io sto usando aMule in questo momento per Ubuntu, ma c'è anche per Mint, anche per Debian, anche per Fedora e per tutte le altre distribuzioni più popolari. Però vale la pena di fare un piccolo appunto, in particolare aMule non è presente sui repository di Ubuntu 20.04 e per poterlo installare in ambiente Ubuntu è necessario scegliere una versione 20.10 o successive. In caso stesse usando Ubuntu 20.04 oppure in un altro caso in cui la vostra distribuzione non dovesse offrire aMule tramite i repository ufficiali, ragazzi, la mia raccomandazione è sostanzialmente di aggiornare o passare ad una distribuzione che offra aMule tramite i repository ufficiali. Questo chiaramente perché ci sono una serie di implicazioni di sicurezza, così facendo saremo sicuri che otterremo il programma verificato senza virus con la massima compatibilità e tutto quello che ci sta dietro. Chiaramente i più smanettoni possono scegliere di compilare aMule dai sorgenti, quindi dovranno recarsi sul sito ufficiale del progetto, scaricare il sorgente e compilarlo da lì. Però io, ragazzi, ci ho provato ed è veramente un patema perché sostanzialmente ci sono un sacco di problemi con le dipendenze e quindi sostanzialmente vi sconsiglio di farlo. Ok, non appena abbiamo finito l'installazione, eccolo qua, posso chiudere il terminale, clicchiamo qui sui miei pallini perché sono con Ubuntu appunto e cerchiamo aMule. Di nuovo aMule con la A, eccolo qua, l'icona è uguale a quella di eMule per Windows, però si tratta di un programma nativo per Linux. Eccolo qua, l'ho avviato, alla primissima esecuzione ci chiede di leggere questo messaggio, clicchiamo ok e possiamo accedere alla schermata principale.
Di nuovo una schermata che ci chiede se vogliamo scaricare le liste dei server, diciamo assolutamente di sì. A questo punto ragazzi c'è una cosina da fare, infatti per impostazione predefinita non so bene perché i Mule scarica i file all'interno di una cartella nascosta all'interno della nostra home. Sì, è una cosa davvero molto strana, però se guardiamo qua sotto preferenze cartelle, eccolo qua, viene messo appunto i file sotto una cartella appunto a Mule, che è una cartella nascosta della nostra home. Procediamo quindi a modificare questo comportamento in qualcosa di più normale cliccando qua sulla nostra cartellina. Accediamo quindi alla nostra home, eccola qua, entriamo nei file scaricati, in particolare la cartella dei download che si chiama scaricati sotto Ubuntu, e creiamo una nuova cartella che andiamo a chiamare a Mule, eccolo qua. All'interno di questa cartella a Mule creiamo una nuova cartella che si chiama temp, eccolo qua, e il gioco è fatto. A questo punto torniamo al nostro Mule, clicchiamo di nuovo qui sopra su preferenze, dopodiché clicchiamo su cartelle, eccola qui la sezione, e clicchiamo sfoglia in corrispondenza del primo campo per andare a scegliere dove sta la nostra cartella di scaricamento. In particolare questo è per i file completati, quindi clicchiamo qui home, scaricati, e selezioniamo la cartella Mule come destinazione. Una volta tornati alla schermata del programma, clicchiamo di nuovo sfoglia in corrispondenza di questa seconda cartella, vogliamo impostare una cartella diversa per i file temporanei. Di nuovo entriamo nella nostra home, file scaricati, entriamo nella nostra cartella Mule, e questa volta entriamo nella cartella temp e selezioniamo questa. Terminata questa operazione, probabilmente vogliamo espandere anche il ramo qua sotto, andare dentro alla nostra cartella degli scaricati, eccola qua se riesco a trovarla, eccola qua, scaricati. Individuare la nostra cartella Mule e cliccarci sopra con il pulsante destro del mouse, pulsante destro. In questo caso, come vedete, la cartellina diventa rosa e significa che è stata condivisa con tutti gli altri utenti della rete Mule. Clicchiamo ok e ci viene immediatamente suggerito di riavviare Mule immediatamente per poter rendere effettive queste modifiche. Facciamolo subito, quindi clicchiamo ok, chiudiamo il programma, confermiamo e procediamo quindi a riavviarlo. Il modo più efficiente e moderno per scaricare file da Mule prevede di utilizzare la rete CAD-CADMILIA. Questa rete è un protocollo distribuito che permette di mettere in contatto gli utenti direttamente senza bisogno di intermediari. Ogni utente di questa rete e ogni client in esecuzione sul suo computer in particolare è un nodo della rete, e per velocizzare al massimo le operazioni possiamo scaricare una lista di tutti i nodi conosciuti. Per farlo nel modo più rapido passiamo qui sotto la voce reti, accediamo poi alla tab CAD qui, eccola qua. A questo punto dovrebbe essere già precompilato questo indirizzo con un nodes.dat. In caso così non fosse, torniamo al nostro articolo, scendiamo fino a qua sotto dove vi ho riportato l'indirizzo che dovete inserire. Eccolo qua, però nel mio caso è già precompilato, quindi premiamo semplicemente l'iconcina del play qua di fianco, eccolo, ci viene chiesta conferma, clicchiamo sì. Ed ecco qua che abbiamo scaricato e aggiornato la lista di tutti i nodi. Come vedete, il grafico qua di fianco si sta lentamente popolando perché questo grafico è molto importante e ci indica con quali altri nodi siamo attualmente in comunicazione. Come vediamo qui in questo momento, dopo aver scaricato la lista da nodes.dat, questo grafico sta iniziando a popolarsi, siamo attorno circa ai 300 nodi che abbiamo contattato e quindi dovremo avere buone performance di scaricamento. In realtà c'è anche un'altra modalità che però oggi è considerata obsoleta per utilizzare Mule ed Mule, è quella di utilizzare i server cosiddetti server Mule. Si tratta di server che coordinano gli scaricamenti. Per farlo clicchiamo qua sulla tab ED2K e dovremo vedere che il programma al primo avvio ha già scaricato una lista di server. In particolare però potrebbe essere interessante copiare questo stesso indirizzo, di nuovo se non dovete trovarlo l'ho riportato qua sotto anche nel nostro articolo, e riportarlo qui all'interno della voce preferenze. Clicchiamo quindi su server, spuntiamo la casella aggiorna lista dei server all'avvio e incolliamo qui cliccando su lista all'interno di questa finestra di dialogo l'indirizzo che abbiamo appena copiato. In questo modo ad ogni esecuzione di Mule verrà riscaricata una lista fresca con tutti i server. A questo punto fate bene attenzione, c'è un passaggio molto importante, ovvero vogliamo fare in modo che ogni volta che clicchiamo su un link in Mule all'interno delle pagine web, il nostro browser web passi automaticamente il collegamento ad Mule, che comincerà così a scaricare il file indicato. Per svolgere questa operazione
operazione. Torniamo qui sul nostro articolo, scendiamo ancora un po' qui nella parte delle integrazioni e clicchiamo qui su Ubuntu 20.04 via Emule. Questo è appunto un link Emule di esempio che una volta cliccato ci dovrebbe offrire la possibilità di scaricare il file. Assolutamente, quindi diciamo che vogliamo consentire al sito di aprire i link ED2K e diciamo dopodiché scegli l'applicazione. Dalla nostra lista dovrebbe già esserci Emule presente fra quello che ci interessa, in caso così non fosse chiaramente clicchiamo scegli per andare a scegliere il programma all'interno del nostro file system. Però appunto mi è già stato proposto, quindi lo seleziono, clicco qua, molto importante, utilizza sempre questa applicazione per aprire i link di tipo ED2K. In questo modo di nuovo d'ora in poi ogni volta che cliccheremo su un link ED2K il browser lo passerà immediatamente ad Emule che inizierà lo scaricamento. Ok, ho spuntato la casella, ho scelto Emule come programma da utilizzare, clicco apri il link ed ecco qua che sembra non succedere niente. In realtà è successo qualcosa, e come? Perché se torniamo al nostro Emule ed entriamo nella sezione download, eccolo qua, è stato accodato il primo file da scaricare, che è appunto il file di esempio che io ho inserito all'interno dell'articolo. Arrivati a questo punto vediamo rapidissimamente di nuovo tutto il flusso, quindi chiudiamo il nostro Emule, quindi apriamo nuovamente il programma ed eccolo qua, per come l'abbiamo configurato dovrebbe essersi riconnesso automaticamente. Per verificarlo verifichiamo qui, clicchiamo sul informazioni e D2K sotto reti e vedremo che il nostro stato è connesso, e quindi questo significa che Emule si è connesso automaticamente ad uno dei server che abbiamo a disposizione. Subito di fianco clicchiamo su informazioni e D2K e vedremo che il nostro programma si è connesso anche alla rete CAD. Perfetto, in questa situazione siamo quindi pronti a scaricare e a utilizzare il programma, però attenzione bene, stiamo lavorando in modalità passiva. Configureremo tutto al meglio fra poco, però in linea di massima possiamo già procedere e iniziare a scaricare i nostri file. Dunque, chiaramente come abbiamo visto prima, sotto download abbiamo già un file in fase di scaricamento, è quello di esempio che abbiamo aggiunto prima. Di tutta questa schermata probabilmente gli aspetti che ci interessano di più sono la velocità, che ci dice appunto a quanti kilobyte oppure megabyte al secondo stiamo scaricando, e chiaramente l'avanzamento, che ci dice a che punto siamo con l'avanzamento del download. Questa barra chiaramente è proprio come sul vero Emule per Windows, cambia colore mano a mano che procediamo con il download. Nell'articolo qua sotto vi ho lasciato appunto le indicazioni sul significato dei colori. In linea di massima, mano a mano che il colore diventa più scuro significa che abbiamo ottenuto quella determinata parte, detta chunk. Chiaramente quando tutto il file è diventato verde invece significa che abbiamo terminato il nostro download. Bene, mentre scarichiamo il nostro file di esempio nulla ci viene di andare a ricercare però anche un altro file da scaricare. Clicchiamo quindi qui su ricerca e prestiamo attenzione in particolare a questo menu nel quale possiamo specificare che tipo di ricerca svolgere. Abbiamo la ricerca locale, globale o CAD. Nell'articolo vi ho lasciato tutte indicazioni, ma in linea di massima l'approccio migliore è sempre quello di utilizzare prima il tipo di ricerca locale, che è velocissima, e solo in caso non si riesca a localizzare il materiale che ci interessi passare alla ricerca globale, oppure in ultimo alla ricerca CAD, che sono più lente però cercano su tutta la rete Emule. Per la mia primissima prova di scaricamento cerco quindi Predator Dark Ages. Io, come ho detto tante volte, sono un fan sfegatato della serie Predator e questo è un film amatoriale e distribuito gratuitamente sulla rete. In particolare possiamo anche cliccare qua su parametri avanzati per limitare il tipo di file, ad esempio a video, perché io sto appunto cercando questo che è un filmato, dopodiché entrare nella ricerca, batter invio per avviare appunto la nostra ricerca. In questo caso purtroppo mi è andata male, ovvero con la ricerca locale il nostro Emule non sta riuscendo a trovare nessun file disponibile con queste caratteristiche. Quindi chiudiamo questo pannellino per arrestare la ricerca in corso e selezioniamo ad esempio la ricerca globale da qui dal pannello. Quindi di nuovo clicchiamo invio e vediamo che cosa succede. Ecco qua, in questo caso sono stato fortunato, come dicevamo prima, passando alla ricerca globale sono stati trovati alcuni file. Ora, per ottenere le migliori prestazioni, mi raccomando sempre di cliccare qui su fonti, ordiniamo appunto per numero di fonti decrescente, perché chiaramente questi sono i file che hanno maggiori fonti, ovvero maggiori persone, maggior numero di client che sta condividendo questo specifico file, e quindi è più probabile che otterremo un download veloce ed è anche più probabile che questo file sia l'originale che stiamo realmente cercando.
Una volta che abbiamo individuato il file che ci interessa, clicchiamo ad esempio un doppio clic su questa riga e il file viene aggiunto alla nostra lista dei scaricamenti. Eccolo qua. I nostri download sono attualmente in corso, chiaramente possiamo ripetere l'operazione e accodare molteplici file, anzi vi raccomando di farlo perché ogni file magari scarica lentamente, però se scarichiamo tanti file che magari non vanno velocissimi, riusciremo a saturare la nostra banda e quindi scaricare tanto materiale alla massima velocità. Una volta però che i download sono terminati, dove vanno a finire i nostri file? Bene, per come l'abbiamo configurato, all'interno della cartella appunto dei download e all'interno della cartella AMUL abbiamo la cartella temp, che come in questo caso contiene i file temporanei che però in linea di massima non ci interessano. Man mano che questi file verranno completati, verranno spostati al livello superiore, quindi qui all'interno della nostra cartellina AMUL dovremo trovare il materiale pronto e finito che possiamo aprire ed utilizzare. Prima di andare oltre segnalo un problema che tutti prima o poi incontrano su EMU, ovvero quello dei fake, i falsi. Ci sono infatti delle persone che, credendosi, non lo so, probabilmente molto simpatiche o spiritose, rinominano dei film porno assegnando al nome del file quello di un film vero e proprio. Lo scherzo magari è simpatico per qualcuno, però sicuramente se abbiamo scaricato un film da guardare in famiglia con i bambini magari la cosa diventa ben poco divertente. Ebbene, come fare per evitare questi fake? Beh, c'è un modo che sicuramente non è sicuro al 100%, però aiuta moltissimo. In particolare, ogni volta che abbiamo accodato un file alla nostra lista dei file da scaricare, clicchiamoci con il pulsante destro, selezioniamo mostra dettagli e da qui prestiamo attenzione alla lista nomi, nome del file. Questa pannellina infatti contiene tutti i nomi con cui questo stesso file è presente sulla rete EMUL. Quindi diamo un'occhiata a questa lista di nomi, se per qualsiasi motivo qui troviamo qualche nome che magari non è esattamente quello che ci aspettiamo per il nostro contenuto, significa che probabilmente stiamo scaricando un fake e quindi possiamo annullarlo. Di più, per alcuni file è presente un indicatore con due piccole i in corsivo di colore verde. Cliccando su questi file e cliccando poi sul pulsante mostra tutti i commenti, riusciremo a vedere i commenti che sono stati lasciati dalle altre persone, che generalmente sono molto utili perché chi becca un fake, un falso, generalmente lo segnala tramite i commenti e quindi possiamo interrompere il download. Come ulteriore variante di questo scherzo, ragazzi, di nuovo massima attenzione, anche perché sulla rete EMUL sono in circolazione moltissimi virus. Chiaramente il problema è di primaria importanza per gli utenti Windows, perché la maggior parte di questi virus appunto non funziona in ambiente Linux ma riguarda gli utenti Windows, però anche l'ambiente Linux, ragazzi, fate la massima attenzione. Ricordate sempre che i video, quindi i file con estensione ad esempio .mp4, mkv.avi e in generale tutti i filmati sono bene o male sicuri al 100%. La stessa cosa anche per i file mp3 oppure i file FLAC, appunto i file AAC di musica, anche quelli sono sicuri. Invece quando cominciamo a scaricare dei PDF, dei documenti Office oppure ancora peggio dei file eseguibili come quelli ad esempio con estensione sh.deb, rpm e via dicendo, bisogna prestare la massima attenzione. Ok ragazzi, non appena il vostro EMUL ingrana e comincia a scaricare, c'è veramente il rischio che saturi completamente tutta la banda che vi offre il vostro provider. In questa situazione diventa impossibile utilizzare il PC per navigare sul web. Fortunatamente è possibile limitare la quantità di banda che il nostro EMUL consuma tramite una funzionalità integrata direttamente nel software. Per scoprire quale limite dobbiamo inserire, portiamoci su un sito che misura la velocità della nostra connessione ad internet, come ad esempio può essere speedtest.net, ed eseguiamo un test. Al termine di questa operazione ci verrà fornito un responso di velocità in termini di megabit al secondo. Ora, proprio perché il responso è in megabit al secondo, mentre il nostro EMUL si aspetta che inseriamo il dato in kbyte al secondo, dobbiamo svolgere una piccola equivalenza. In particolare facciamo finta che, come in questa situazione, io ho ottenuto appunto 27,25 megabit di velocità in download, quindi arrotondiamo per difetto a 27 e moltiplichiamo per 125. In questo modo otterremo il valore di velocità da inserire nel nostro EMUL. Quindi appunto torniamo al nostro EMUL e andiamo qua sotto dentro a preferenze, nella sezione connessione, eccola qua,
Io in particolare, per quanto riguarda la velocità massima di download, ho ottenuto il valore 3375, quindi lo inserisco qui nella sezione appunto connessioni limiti di banda download, e 250 per l'upload ottenuto allo stesso modo. Prima di chiudere e confermare a questa schermata, vi consiglio di modificare anche questi ultimi due valori qui in fondo, quindi fonti massime per file in scaricamento, può essere una buona idea impostarlo a 1000 e portare il numero massimo di connessioni a 1600. Bene, quindi come abbiamo detto in precedenza, in questo momento il nostro Amule sta funzionando in modalità passiva, non stiamo utilizzando la modalità ottimale per scaricare i file. Per poterlo fare dobbiamo copiarci questi numeri di porta, perché dobbiamo aprire queste specifiche porte sul nostro router. Quindi copiamo questi numeri di porte, in particolare 4662 per quanto riguarda la porta TCP standard, 4665 nel mio caso per quella appunto richiesta dal server, e sempre più 3 rispetto a quella precedente, e 4672 per quanto riguarda la UDP. Una volta copiato questi valori dobbiamo accedere al pannello di configurazione del nostro router e inserire una regola di inoltro per ognuna di queste porte dal router verso il nostro PC. In particolare, per svolgere tutte queste operazioni, vi rimando all'articolo che ho pubblicato su turbolab.it con tutta la procedura passo passo appunto per aprire le porte sul router. Dopo aver terminato questa procedura torniamo al nostro articolo su turbolab.it, eccolo qua, e clicchiamo questo link: test porta 4662 per Emule. Dovrebbe aprircisi appunto, eccolo qua, in un sito che ci permette di testare la nostra porta. Come vedete, in questo caso, ora che ho svolto la configurazione sul nostro router, ci viene fornito il responso open, segnala che la porta è aperta e il mondo esterno sta riuscendo a comunicare con il nostro Emule correttamente, quindi stiamo scaricando veramente alla massima velocità. C'è un'altra cosina molto importante da fare: infatti in questo momento, ad ogni esecuzione, ad ogni riavvio del PC, il nostro Emule non si avvierà automaticamente. Questa è un po' una scocciatura, perché potrebbe essere una buona idea ad esempio avviare Emule automaticamente, lasciarlo in background, quindi in un angolino senza che ci disturbi, così mentre lui scarica noi possiamo fare le nostre cose. Per svolgere questa operazione clicchiamo qui in ambiente Ubuntu sui nostri pallini e cerchiamo avvio, applicazioni d'avvio, eccolo qua. Questo pannellino ci permette infatti di specificare quali applicazioni devono essere avviate automaticamente ad ogni accensione del PC. Quindi clicchiamo aggiungi per specificare una nuova voce. In particolare, per aggiungere ed eseguire automaticamente il nostro Emule ad ogni avvio del PC, non dobbiamo fare altro che andare qui di nuovo sul nostro articolo, copiare questo percorso, quindi user bin Emule, ed incollarlo qui nella voce comando. Eccolo qua. Qua sopra, tanto per ricordarci di che cosa si tratta, possiamo scrivere Emule, e qua sotto, se ci interessa, possiamo aggiungere un commento, ma è del tutto facoltativo. Una volta compilati questi campi, clicchiamo semplicemente aggiungi, eccola qua, la vostra voce viene aggiunta ed ecco che ad ogni riavvio del computer il nostro Emule verrà avviato automaticamente. In questa situazione però c'è una scocciatura abbastanza grossa, ovvero ogni volta che accendiamo il PC la finestra di Emule parte in primo piano e quindi ce la ritroviamo in mezzo ai piedi. Per evitare che questo succeda basta cliccare qui sul nostro Emule, cliccando sul pulsante preferenze, entrare poi nella sezione generale e cliccare su avvia ridotto ad icona. In questo modo, confermando, ogni volta che appunto il programma partirà ad ogni riavvio del PC verrà avviato ad icona, quindi lo troveremo qua sotto, continuerà a svolgere le sue operazioni di download senza romperci le scatole e tutto funzionerà al meglio. Come abbiamo visto, Emule ha sicuramente un motore di ricerca molto potente integrato, che è generalmente uno dei vantaggi della rete Emule rispetto alla rete BitTorrent, però non siamo costretti ad utilizzarlo. In particolare, infatti, ci sono moltissimi siti che raccolgono i migliori link e D2K e ci permettono di scaricare una serie di file selezionati. Nell'articolo che trovate qua sopra ho raccolto tutti i migliori link dai quali trovare appunto link e D2K con tantissimo materiale interessante. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao.